Ancora Radio Forcella on the road, buongiorno a tutti dal vostro Gianfranco qui, alle mie spalle la sede del Grande Oriente d'Italia, sezione Napoli naturalmente, quello che un tempo si chiamava il Palazzo della Giustizia, quindi ora sede dei pedomassoni. Quindi, ebbene, sono qui perché per dare un aggiornamento importante riguardante alle persone se stanno dalla nostra parte oppure no, e quindi c'è una bella notizia, parlo della mia famiglia, parlo di mia sorella Maria Rosaria Canneva. Stamattina naturalmente non posso farvi sentire quelle che ci siamo sentiti perché sono conversazioni private, quindi ve lo dico a voce quelle che ci siamo detti, punto. E quindi stamattina avevo invitato mia sorella, anche il marito, oppure anche la figlia a venire qui. E naturalmente mia sorella mi ha risposto pure, mi ha invitato a chiamarla, l'ho chiamata. Siamo stati al telefono per un quarto d'ora a chiacchierare. E naturalmente si è dispiaciuto per i litigi che io e lei abbiamo avuto nelle scorse settimane, punto. E quindi mia sorella voleva anche lei venire. Voleva venire, anzi, è già una prova che mia sorella sta dalla nostra parte, non sta dalla parte del sistema, appunto. Quindi già è una buona cosa, ragazzi. Quindi il fatto che mia sorella non appoggiano quei criminali mafiosi pedo è già una cosa importante. Purtroppo, ahimè, mia sorella, essendo che c'ha un fisico molto delicato e ha avuto problemi suoi, e ha avuto delle vertigini che si sta curando, e quindi mentre il marito, mio cognato, non può venire perché lui sta lavorando fuori Napoli. Come sapete, ragazzi, purtroppo la situazione anche per il lavoro è molto tragica, e qui si cerca di arrangiarsi il più possibile. Una sera, mentre stavo aspettando un amico andare a mangiare qualcosa fuori, una donna con la macchina si fermò, pensavo che voleva chiedere un'informazione, invece mi disse: giovanotto, serve un taxi? E ho detto no, grazie. E allora che cosa succede? Che il popolo, che sta alla fame, si sta arrangiando di tutto, fare lavori anche da fare da tassisti abusivi, e quindi purtroppo, ragazzi, i mafiosi che stanno al governo hanno distrutto tutto. Le famiglie, impoverita la gente, hanno messo la famiglia uno contro l'altro, eccetera, eccetera. Quindi ed è triste, ragazzi, ma uno deve per forza arrangiarsi, chi rimane in Italia, altrimenti uno è costretto ad andarsene via. E comunque mia sorella sa di tutta questa cosa pure, e soprattutto lei, vi assicuro che mia sorella non è dalla parte della massomafia, e questo mi fa molto piacere, appunto. Poi un'altra cosa è che, ve l'ho detto, voleva venire pure lei, però purtroppo c'è problemi pure, vabbè, per chi ha problemi di salute che non può venire davanti alle procure, vabbè, lo posso pure capire. Tipo, una mia amica ha avuto problemi di infarto, ieri è andata all'ospedale Cardarelli per farsi operare pure al cuore perché stava quasi per morire, poverina, quindi, e adesso sta bene, però giustamente, ve l'ho detto, non può venire, però naturalmente lo faccio anche per voi, come lo faccio pure per mia sorella. Mia sorella ha detto: Gianfranco, anzi, già tu che già stai qua, lo fai anche per me pure, e infatti lo faccio pure per lei, per mia nipote, vabbè. Più avanti vediamo un poco, una tiratina d'orecchie a mia nipotenza, che ama pazzamente Zollischi, e quindi poi ne parleremo più avanti, naturalmente, per i fatti nostri. Quindi, e per quanto riguarda anche la mia salute, il fatto della gamba, devo aspettare il 12 giugno, quando toglieranno quelle stupidaggini, avete capito già. E quindi vediamo un poco che cosa succede. Vediamo un poco cosa succede. Aspettiamo il 12 giugno. Comunque mia sorella
a mia insaputa è andata pure lei a vedere qualche centro per vedere il ginocchio, però purtroppo ancora nulla, perché come sapete già il caro Speranza, che non posso fare gestacci e parolacce perché ve l'ho detto, questo video lo devo pubblicare anche su YouTube e quindi deve essere visibile. Poi naturalmente lo pubblico anche su Rumble, quindi... E comunque dicevo, alla fine ve l'ho detto, tutto a posto, ve l'ho detto, e mia sorella non può venire per motivi di salute, il marito non c'è, altrimenti le ho detto, anche se un solo giorno sarebbe venuta anche volentieri, quindi mi avrebbe fatto molto piacere, vabbè. Vuol dire che sono anche io per lei qui a combattere questo sistema mafioso che dall'89 e dal 2020 ci stanno distruggendo il nostro paese, punto. Ok? Perfetto. Chiudiamo la parentesi con mia sorella oramai chiariti e passiamo alla situazione attuale dei 4 giorni del presidio. Naturalmente c'è anche Carbone. È stato intervistato anche dall'emittente 9Q, un'emittente televisiva visibile anche su YouTube e sulla pagina Facebook. Ecco Francesco Carbone a telefono, pure a sorpresa stamattina è venuto a Napoli e a controllare un po' la situazione, però purtroppo qua devo dedurre che c'è poca gente, ragazzi. C'è anche la macchina di Celerini, però naturalmente, vabbè, vengono qui per far vedere, ma naturalmente questo è un presidio autorizzato e quindi Carbone prima di attuare i presidi aveva già avvisato le questure, punto. E perciò, peccato che sono tagliati fuori la Calabria dai presidi, e che evidentemente la Calabria... Ciao Rita, buongiorno! E dicevo che la Calabria purtroppo, ahimè, è tagliata fuori dai presidi, quindi evidentemente, come ho detto io, i calabresi non interessa l'applicazione della legge, il ripristino della Costituzione e l'arresto dei criminali, anche perché purtroppo la regione Calabria è fortemente alta di presenze endrine e massoniche naturalmente, quindi vabbè, ve l'ho detto, oggi è il primo giorno, mancano ancora altri 3 giorni, vediamo un poco cosa faranno il popolo, cosa faranno, se dimostreranno di essere dalla parte della giustizia oppure dalla parte dei pedomafiosi, staremo a vedere in questi giorni pure, naturalmente vediamo un po' come va a finire la situazione e poi dopo valuterò, naturalmente io già ho preso una decisione, infatti questo, come vi ho detto prima, questo è l'ultimo treno, ragazzi, questo è l'ultimo treno e oggi il popolo lo sta dimostrando, purtroppo, di non stare dalla parte della legalità, bensì dalla parte dei pedomafiosi, purtroppo. È la verità, lo hanno dimostrato l'anno scorso e lo hanno dimostrato anche quest'anno, quindi... E quindi... Vorrei dire anche una cosa alla figlia della Galanello, la figlia di Miri. Cara figlia di Miri, invece di credere a queste panzanate, perché non fai una cosa giusta? Vai alla procura di Torino e chiedi insieme ai carbonari l'applicazione della legge, il ripristino della Costituzione e l'arresto immediato di tutti i criminali di Stato. Vedrai che dopo tutta questa panzana finirà tutto. Ma io penso che non lo farai perché a te ti piace essere complice di questi criminali. Perciò, però non ti devi neanche permettere a dire a tua mamma: mamma, non fare più video perché sono tutte pagliacciate e metti terrore alla gente. No, non metti nulla. Bravo, esatto, infatti lo so, scendono per le partite, ma io secondo te, Rita, per quale motivo io 2 anni fa, ecco, guarda, ti faccio vedere una cosa, tutti mascherati e felici, ragazzi, ma è normale che il popolo non vogliono scendere, perciò
Ragazzi, questo popolo le piace essere servi dei mafiosi e lo stanno dimostrando. Lo stanno dimostrando, perciò. Ma io vedo tutta gente felice con i fazzoletti in bocca pure. Stamattina una, appena mi ha visto senza fazzolette, si è alzato. Io le ho fatto un complimento, avete capito già, quindi alla mia maniera, e perciò. E quindi. Purtroppo la gente lo stanno dimostrando quest'anno, questa è l'ultima occasione. Spero che Carbone, anzi Pippone, finalmente si rende conto pure lui che tutto lo sforzo che sta facendo è inutile. Perché purtroppo il popolo non lo puoi cambiare, perché il popolo purtroppo gli piace questa situazione. Anzi, perché prima di questa pagliacciata erano già disagiati per i fatti loro, adesso che è uscita questa fintomina si sentono di essere i Gesù Cristi, come questa signora. La signora è contenta di servire i mafiosi, perciò tutta felice con il fazzoletto bianco, vestita di nero, eccetera eccetera, con la testa calata, e dice: comandi padroni, perciò secondo voi ragazzi, ma come pretendiamo l'arresto di questi criminali se i primi che dovrebbero essere arrestati è proprio il popolo fuffidiota che appoggiano il golpe politico giudiziario dell'89, perciò. Anzi, guarda caso, oggi è anche l'anniversario della morte del povero Giovanni Falcone, ucciso dai poteri forti, e quindi sappiamo benissimo che nel 92 il caro Draghi insieme alla regina Mentana e Beppe Grillo festeggiavano la morte del povero giudice Giovanni Falcone, uno dei pochi giudici onesti che stavano combattendo la mafia e che avevano scoperto tutto. E subito dopo il 18 luglio fecero pure anche il povero Paolo Borsellino, perciò le due vittime dei poteri forti purtroppo. Ma anche se esce a galla la verità, ragazzi, il popolo non interessa, il popolo preferisce obbedire agli ordini del padrone. E appoggio quello che disse l'Ambenedetto, quando dice allo schiavo non toccargli il padrone perché altrimenti lo schiavo si incavola. E lo stanno dimostrando. E stanno dimostrando che il 90% del popolo appoggiano la mafia e il 10% invece no. Perciò io dico, ragazzi, questo è l'ultimo treno, poi dopo non ce ne sono più, avete capito? Perciò io non dico scendete obbligatoriamente, dovete farlo voi, anzi, dovete dimostrare voi popolo da che parte state, quindi. E quando camminate per strada con i fazzoletti davanti, ditele, io sono orgoglioso di essere un servo dei mafiosi. Dovete dire così, se avete la dignità di dirlo, ragazzi. Perciò abbiate il coraggio di dirlo, caro popolo fuffidiota, perciò. Mamma mia, che tristezza proprio, ragazzi. Ecco perché ho deciso di andarmene da questo paese, ma penso che lo farò sicuramente. E se oggi mia sorella, che ha dimostrato che sta ancora dalla nostra parte, prenderà ancora più coscienza e comincia a ritornare nel binario giusto, parlo di mia sorella Maria Rosaria Cannevo, allora spero che anche lei e il marito e anche la figlia, nonostante che possano venire con me via da questo paese, perché tanto oramai, ragazzi, oramai è finita. L'Italia è strafinita purtroppo, quindi. E questi presidi organizzati dall'Associazione Governo del Popolo, APS, mi sta dando proprio la prova del popolo da che parte stanno, quindi vediamo un po'. Ciao Getta, buongiorno, qui a Napoli la situazione che la presente è poca. Gente, ecco qui sono quelli della Digos, ecco qui pure gli amici dell'associazione,
gli stessi dell'anno scorso, c'è una new entry pure, la mia amica da Gerola. E quindi l'ho detto là. E poi dico una cosa anche ai finti risvegliati, che vi scocciate di venire e poi quando andate a fare altre cose appoggiare i cosiddetti pallonari della situazione, o scendete. Perciò ecco perché io ai pallonari non ci sono andato più e li ho scartati via. Perciò ecco, con una signora tutta felice e contenta di essere serva dei mafiosi, un altro servo pure. Ma ragazzi, secondo voi per quale motivo si chiama la legge del Grande Oriente d'Italia sezione Napoli? Perciò sentite la chiesa pure, di una chiesa molto strana ragazzi, a forma piramidale, guardate. Però l'unica cosa bella è che non c'è la selvaggia Lucarelli a rompere le scatole. Ah, quello già è una cosa buona, sapendo che non c'è la Lucarelli qui a dare fastidio a Carbone. È già una bella cosa, quindi... Vabbè, quella la Lucarelli e tutti i radical chic devono colpire quelli che stanno loro, perciò non di certo che vanno ad attaccare quelli che denunciano mafia e pedofilia, perciò... Perciò naturalmente loro vanno ad attaccare quelli che dicono loro. Però non vedo neanche il local team pure un altro. Però prima di chiudere andiamo a vedere se i giornalisti del sistema, local team, fanpage si hanno nascosti da qualche parte. Di solito quei giornalisti, anche Open, dove lavora il caro Samentina e il caro David sotto un puente. Vediamo se loro stanno nascosti da qualche parte, vediamo un poco. Dunque qui no, qui non stanno, ci stanno proprio. Neanche qui, vabbè, qui di solito David sotto un puente si nasconde dentro a questo bidone insieme a caro Mentana, quindi no, non ci stanno proprio, quindi per adesso possiamo stare tranquilli ragazzi, perciò... E va bene, questa è la situazione, prima di chiudere di nuovo, ecco qua il caro Pippone, al telefono pure. Questa è la situazione, e il resto invece stanno pensando più a come passare la vacanza al mare, perciò è un miracolo che quest'anno Draghi gli ha concesso agli italiani di andare al mare, chissà come mai. Vabbè, tanto poi a settembre ci sarà un altro bel regalino, perciò preparatevi, che loro dei regalini lo sanno preparare molto bene, perciò... E vabbè ragazzi, per il momento mi fermo qui, naturalmente ci sarà un altro aggiornamento, a dopo, sempre qui con Radio Forcella, i 4 giorni della verità, a dopo, ciao a tutti!